Uomini e donne gossip, Emanuele Mauti fidanzato? Strani indizi social. Gossip uomini e donne, Emanuele Mauti dopo Sonia Lorenzini, nuova fiamma? La prova. Emanuele Mauti è single da diverso tempo ormai. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne si è lasciato definitivamente con la bellissima Sonia Lorenzini. I due convivevano e sembravano andare molto d'accordo, ma alla fine è arrivata la rottura. In ogni caso, non appena hanno comunicato ai loro followers cosa era accaduto, non sembrava esserci alcun tipo di rancore o rimorso da parte di nessuno. Ad oggi, il bel ragazzo continua a vivere nella casa presa insieme all'ex tronista e ai loro due gattini, Polpetta e Sushi. In queste ultime settimane si è tornato a parlare di loro a causa di alcuni commenti social che sembravano avere l'aria di essere delle frecciatine belle e buone. In ogni caso, dopo quei due o tre commenti, non c'è stato alcun seguito. Ora, torniamo a parlare dell'ex coppia a causa di alcuni indizi social che hanno incuriosito i fan dei due. Emanuele Mauti ha infatti pubblicato un Instagram Stories che ritraeva la sua abbondante colazione. Nel vassoio c'erano una spremuta, una brioche, un dolce, due yogurt, dei cereali e un cappuccino. Insomma, quella dell'ex corteggiatore non sembrava essere certa la colazione per una sola persona. Il blog del Vicolo delle News ha così pubblicato la foto apparsa sul profilo di una nota web influencer, Giorgia. Lo scatto condiviso dalla ragazza era identico a quello dell'ex corteggiatore. In ogni caso, lei ha dichiarato di essere da sola. Cosa starà bollendo in pentola? Uomini e donne, Emanuele Mauti e l'influencer Giorgia, amicizia o qualcosa di più? Al momento, oltre alla dichiarazione di Giorgia, Emanuele non pare aver commentato ancora l'accaduto. A questo punto, non ci resta che aspettare e capire se il diretto interessato abbia intenzione di confermare e, o smentire tale gossip. Ma soprattutto, cosa ne penserà Sonia Lorenzini? L'ex tronista di Uomini e Donne è tornata a vivere a casa dei suoi genitori, ma a breve si trasferirà in un appartamento che ha scelto solo ed esclusivamente per lei.